Ok, ciao a tutti ragazzi e benvenuti. Allora, oggi siamo sempre qui in allevamento e c'è un po' di casino perché devo fare il terrario per i bruchi che sono diventati più grandi. Quali bruchi mi chiederete? Beh, allora, ho acquistato delle uova di Samian Wallacei per ricini e diciamo che un esemplare di farfalla. Praticamente, insomma, ragazzi, ho acquistato delle farfalle. Dunque, le uova di farfalla che ho sono praticamente un incrocio tra il Samia Wallacei e un altro esemplare che è un incrocio tra un Ricini e un Caningi. E praticamente hanno dato frutto a queste uova che sono schiuse. E per il momento tenevo all'interno di questo cassetto dove io tengo, dove terrò le mantidi, piccoline, drosofili e altre cose. A proposito, domani spediranno le mantidi dalla Germania, quindi a breve arriveranno. E qui appunto ho le scatoline con i bruchi. Adesso vediamo se riesco. Eccoli. E sono molto piccolini, vedete, in proporzione al mio dito. Ce ne sono altri che invece sono cresciuti e ormai sono diventati grandi per poter stare all'interno di un terrario e troppo grandi per stare all'interno di quelle scatolette. E sono questi, li ho già presi. Opla. Vedete lì, ne vedete uno. E sono già di circa un centimetro, un centimetro e mezzo. E quindi possono andare a vivere all'interno di un terrario. Allora, il terrario in questione sarà questo, della Zerg. Zerg è un ragazzo che fa terrari molto carini. Acquistateli, sono davvero molto compatti e buoni. E niente, adesso aspettate un attimo. Prendo il terrario. Ecco qua, allora. Quindi adesso prepareremo un terrario per questi bruchi. Allora, la prima cosa è il substrato. Come substrato io utilizzo lo Scottex, che utilizzo per quasi tutti i tipi di insetti, tranne le mantidi che spesso preferisco non usare assolutamente substrato. Quindi ho il mio rotolo, prendiamo due fogli. Scusate ragazzi se il video non sarà proprio, sarà un po' mosso, ma con una mano sola è difficile. Quindi andiamo a inserire lo Scottex in questo modo, nel modo migliore possibile, e poi con un nebulizzatore andiamo a nebulizzare per bene il tutto e andiamo a compattare tutto il substrato. Ok ragazzi, substrato messo, adesso vi servirà la pianta nutrice. La pianta nutrice in questione è il ligustro, che è questa pianta qui. Adesso andiamo a levare questo pezzo di ramo che è un po' troppo grande e andiamo a mettere all'interno questo pezzo di ligustro. Qual è l'unico problema? Che servirebbe o una spugna o un barattolino per tenerlo in vita. L'unico problema è che io adesso la cerco ma non la trovo più. Vediamo se la trovo. No, non la trovo più ragazzi la spugna, e quindi praticamente sarò costretto a rimettere ogni volta il ligustro. Ma tanto ragazzi, non credete che durerà tanto, che sono davvero dei divoratori. Quindi abbiamo messo il rametto, adesso andiamo a buttare questo qui nel cestino dell'allevamento. A posto. E adesso andiamo ad inserire i bruchi uno a uno, piano piano, per evitare di danneggiarli. Vedete? E questi sono i bruchi. Adesso li vado ad inserire. Allora, dunque, prendiamo piano piano il tutto, apriamo, vi metto in questa posizione, ragazzi, così potete vedere bene tutto. Allora, qui ce ne sono tre. Adesso li vado ad inserire.
Allora. Due sono caduti. Uno è qua, l'altro non lo so. L'altro è più in là, non si vede. Purtroppo con la ripresa. E questo è un altro. Niente, non scende. Ok, è sceso. Allora, ora andiamo a mettere questi altri che dovrebbero essere arrampicati. Scusate ragazzi, su i residui, vedete, del ligustro vecchio. E quindi vado direttamente a mettere il vecchio ligustro, i vecchi rami del vecchio ligustro, dove tanto sono contenuti i bruchi. Questo è il vecchio substrato. Questo, ragazzi, per ora è il più grande, guardate quanto è bello. E qui ce ne sono altri. Uno. Due. Tre. Quattro e cinque. L'unica cosa di questi bruchi, ragazzi, che sono scomodissimi da prendere. Primo, perché sono delicati. Secondo, perché fanno una seta che praticamente li fa appiccicare tipo il filo del ragno, e quindi è difficilissimo prenderli. Ok ragazzi, li abbiamo inseriti all'interno. Adesso iniziano ad arrampicarsi e andare a mangiare la pianta nutrice. Questo Scottex, controllo se ce ne sono altri, ma no, possiamo andare definitivamente a buttarlo. Possiamo andare a chiudere qui il terrario e andare a scrivere la specie contenuta all'interno. Quindi andiamo a scrivere, così per quelli che non hanno capito prima di che specie si tratta, lo sapranno adesso. Dunque, Samia, qui ragazzi non scrive, ah c'è l'acqua, aspettate. Dunque, aspettate che lo scrivo e poi dopo faccio vedere. No ragazzi, non scrive qua. Vediamo se qua scrive. No ragazzi, non scrive più. Aspettate, vediamo se... Ok. Cavolo. Allora, Samia, ecco ora scrive Samia Wallace. No ragazzi, non mi sto scrivendo, vabbè, quando avrò quello nuovo lo scriverò meglio. Devo andarlo a prendere nuovo, questo non scrive più bene. Comunque sia ragazzi, me lo ricordo, tanto non è che ho troppi animali. Guardate un po', già un bruco, il più grande, è salito per mangiare la foglia. E niente ragazzi, adesso andrò a metterlo qui e vi saluto ragazzi. A breve avrete l'unboxing delle mantidi. E niente, ciao a tutti ragazzi.